Il Gargano è il più grande museo all'aperto di cui disponiamo. Le testimonianze più antiche affondano veramente nella notte della preistoria. E basti pensare ad un caposaldo della nostra preistoria europea, quale Grotta Pallicci, un contenitore assolutamente straordinario dal quale provengono molteplici testimonianze di un passato remotissimo. L'uomo, durante la preistoria, era solito trovare rifugio all'interno di grotte e ripari sotto roccia, molto diffusi nel promontorio del Gargano. Uno dei maggiori esempi di riparo sotto roccia è rappresentato da Sfinalicchio. Situato tra Vieste e Peschici, è rappresentato da una sporgenza rocciosa con diverse incisioni rupestri rinvenute sulle pareti, che raffigurano un'eccezionale testimonianza dell'uomo del Paleolitico superiore. Sono graffiti incisi con tratto profondo, in gran parte astratti, dai significati magico-religiosi. Risalendo nel tempo ci sono ancora altri siti in attesa di essere esplorati in modo sistematico, ma uno di questi in particolare racchiude forse le migliori testimonianze del nostro passato relativo alla pre- e protostoria, ossia la grotta di Manacora, questa monumentale, gigantesca struttura calcarea che si apre nella baia omonima. In questa grotta, con un sistema quasi a scatola cinese, sono state rinvenute diverse strutture ipogeiche realizzate in parte sfruttando gli ingrotti laterali della caverna ed in parte con muretti a secco che hanno realizzato, praticamente hanno formato degli ipogei al cui interno gli uomini del secondo millennio avanti Cristo celebravano riti misterici, culti particolari dedicati alla fertilità. Questa componente indispensabile, ossessiva per comunità che fondavano il loro benessere proprio sulla speranza che gli dei e la dea in particolare della fertilità potesse garantire a uomini, animali e piante. Nella parte sovrastante la grotta si ritrovano i resti di un villaggio abitato durante l'età del bronzo e frequentato sino al IV secolo a.C. Esso doveva contenere più di 60 capanne di forma rettangolare, realizzate con il pavimento ricavato nella roccia, dove restano ancora visibili le cannalette perimetrali e i fori di sostegno per la palificazione. Ci sono ancora tanti altri siti degni di attenzione, di interesse, per esempio il sito di Torre Mileto, che assieme alla Punta Manacora può essere indicato come sede di una delle cosiddette metropoli dell'età del bronzo, ossia questi grandi abitati capannicoli che nel secondo millennio avanti Cristo costellavano in punti particolarmente strategici la costa garganica. In questi siti si rinvengono testimonianze eloquenti di una vita quotidiana fatta di attività agricole, di pastorizia e anche di integrazione alimentare con i prodotti derivanti dal mare. E anche una miniera di informazioni importantissime su aspetti che facevano appunto parte della vita quotidiana, come la fabbricazione dei vasi, di capaci recipienti, ancora tutti realizzati a mano, perché l'uso del tornio si diffonderà negli ultimi secoli del secondo millennio avanti Cristo. Il Gargano, a partire dal IX secolo avanti Cristo, è la culla della civiltà daunia, originatasi dalle popolazioni illirie, che abitò la regione che oggi coincide con l'attuale Capitanata sino al IV secolo avanti Cristo. Uno dei centri abitati più antichi di questa civiltà è rappresentato dal Monte Saraceno, che sovrasta la baia di Mattinata. In questa località l'uomo, a partire dal X secolo a.C., ha trovato il luogo naturale e strategico per costruire un villaggio di capanne, reso impenetrabile da un lato dalla scogliera a picco sul mare e dall'altro da un fossato artificiale delimitato da muri di contenimento realizzati a secco. Questo grande muraglione
aveva la funzione sia di protezione sia di distinzione dell'abitato dall'area attigua con destinazione funeraria. Nella zona è stata rinvenuta una vasta necropoli con tombe a fossa ricavate nella roccia calcarea, dall'imboccatura piuttosto stretta, di forma circolare e rettangolare, destinate a sepolture collettive. Il contenitore più pregiato e pregevole delle antichità garganiche è proprio dove siamo in questo momento, nel castello di Manfredonia, che è sede dell'unico museo nazionale archeologico della Puglia settentrionale. È un contenitore speciale per molte ragioni. Innanzitutto è un maniero che si è conservato tutto sommato piuttosto bene, tenuto conto delle fasi che si sono succedute nei secoli, di rifacimenti, di aggiunte e anche di episodi in qualche modo che potevano pregiudicarne la stabilità. Oggi è sede appunto di questo museo nazionale, che ospita la categoria di reperti che forse più di ogni altra può meglio indicare l'archeologia daunia, ossia le stele, queste lastre di pietra locale che dal VII al V secolo a.C. sono state realizzate soprattutto nella pianura sipontina, ma anche in altre zone della Capitanata, e che, come potete vedere, illustrano in vario modo un mondo fantastico, un mondo misterioso, quello dei Dauni. Vi sono scene che illustrano episodi di vita quotidiana, scene riconducibili a miti a volte oscuri, e poi un tessuto narrativo, decorativo, veramente affascinante, che si avvale di elementi ornamentali, sia femminili che maschili, e anche realizzati con una particolare tecnica e cura che veramente richiama proprio l'impiego di attrezzature che noi oggi chiameremmo compassi, cioè una tale precisione di esecuzione che sicuramente ha a monte l'impiego di attrezzature idonee, altamente idonee. Queste stele sono anche ulteriormente arricchite dalla presenza, sopravvissuta in qualche caso, di cromatismi piuttosto accesi, che abbracciano varie gamme del rosso, del celeste e di altre tonalità, che appunto servivano a rendere più ricco questo già ricchissimo tessuto narrativo che le avvolge su tutti e quattro i lati. Quindi c'è una sorta di horror vacui che fa sì che tutte e quattro le facciate di queste lastre fossero appunto riccamente raffigurate, adorne, completate nei casi di maggiore conservazione anche da una sorta di pinnacolo che altro non sarebbe che una estrema stilizzazione della testa. La civiltà daunia, nella metà del IV secolo a.C., inizia ad aprirsi al gusto ellenizzante e a confluire poi nella civiltà romana. Ai piedi della collina di Coppa di Principe, vicino al porto di Mattinata, si trovano i resti di Villa Agnuli, una grande villa romana, di cui sono ancora visibili i setti murari e diversi ambienti destinati alla produzione olearia. Realizzata a partire dal I secolo a.C. sino al VII secolo d.C., doveva essere di dimensioni molto estese, divisa in parti a seconda delle funzioni. Il settore dedicato alla produzione di prodotti derivati dal lavoro nei campi è composto da un ambiente rettangolare, in opera reticolata, che conteneva quasi un centinaio di doli di terracotta interrati per la raccolta degli alimenti. L'oletum era il luogo di preparazione dell'olio. Restano oggi visibili il trapetum, la mole olearia e il torcularium, da cui il liquido giungeva alle vasche per la raccolta e la produzione dell'olio. Dell'antica colonia marittima romana di Siponto sono visibili alcuni tratti della cinta muraria, realizzata a partire dal II secolo a.C. Le mura in origine perimetravano l'intera città. Successivamente, in età augustea, si assistette al loro rifacimento e alla costruzione di nuovi edifici, come le terme, un edificio pubblico nell'area dell'attuale basilica paleocristiana, e l'anfiteatro, oggi inglobato nella masseria Garzia e visibile solo in parte. Con l'avvento del cristianesimo, dal IV secolo d.C., fu edificata la basilica cristiana tardo-antica, visibile presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, con un'abside e muratura in opera quadrata e reticolata, con il pavimento a mosaico policromo.
In tutto il territorio garganico sono presenti numerose necropoli, antica testimonianza di come il culto dei morti e l'alta considerazione delle generazioni passate siano molto radicate nelle popolazioni del promontorio, sin da tempi antichissimi. A Peschici, ad esempio, il Monte Pucci conserva numerosi ipogei dall'età neolitica a quella paleocristiana. Degna di nota è la tomba detta delle 100 colonne, chiamata così per la presenza al suo interno di numerose colonne di calcare. Essa rappresenta un tipico esempio di necropoli a sviluppo centripeto, ossia le tombe si sviluppano intorno a 4 sepolture monumentali formate da una struttura detta a baldacchino. Caratteristiche sono le tombe terragne, ricavate ai piedi delle colonne, in cui il cadavere veniva deposto e corredato di lucerne, che probabilmente servivano da fioca luminaria per tutto il complesso ipogeico. La necropoli di Merino, nel territorio di Vieste, è una delle più grandi necropoli paleocristiane del bacino mediterraneo. È detta anche la Salata o la Salatella, così chiamata perché prossima alla linea di costa, attraversata da un corso d'acqua salata. Tutto il complesso ipogeico si snoda all'interno di grotte in cui le sepolture sono state ricavate sia nel terreno sia in alto, nelle pareti di roccia. Oltre alla sua grande rilevanza archeologica, questo luogo è uno dei più suggestivi della zona, dato che presenta aspetti che lo rendono unico anche dal punto di vista geologico e naturalistico, tanto che il WWF ha conferito alla necropoli il riconoscimento di oasi archeologica naturalistica. Queste emergenze archeologiche rappresentano solo una minima parte dei siti presenti nel territorio. La presenza di così tanti monumenti archeologici rende il Parco del Gargano un territorio ricco di storia, cultura e arte da scoprire e visitare.